Ciao, ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Con questo video, ragazzi, vi voglio far vedere gli ultimi acquistini che ho fatto sul sito urbandecay.it. Sì, punto it. Cos'è Urban Decay? Vabbè, se non sai cos'è Urban Decay, sei una delle pochissime persone, perché ormai nel mondo tutti praticamente sanno che Urban Decay è un brand americano famosissimo, che produce prodotti di make-up di ottima qualità a livello veramente professionale. Sono venduti i prodotti Urban Decay da Sephora sia in Italia che in America e nel mondo. E c'è anche un sito italiano dove acquistarli. Sono, dicevo, prodotti di fascia medio-alta e quindi anche di prezzo medio-alto. Sono però prodotti di grandissima qualità, tant'è vero che molto spesso vengono utilizzati anche per shooting fotografici o sfilate, insomma, a livello veramente professionale. Inizio subito perché ho un po' di cosine da farvi vedere e vi farò anche gli swatch di questi prodotti che da un po' che bramavo e finalmente sono riuscita ad acquistarli. Ho acquistato per fare compagnia agli altri tre correttori che ho già, il correttore Weightless Complete Coverage Concealer, sempre il Naked Concealer, famosissimo. Io ne ho altri tre che sono della fascia Neutral come colore. Questo invece è nella fascia Warm ed è il colore Light Warm. Ne ho voluti prendere di più, soprattutto perché mi serviranno durante il mio lavoro, quindi per truccare modelle di diverse carnagioni e poi anche perché le nostre occhiaie con il tempo cambiano, diventano più scure, noi insomma ci abbronziamo meno e quindi ho cercato di prendere una fascia abbastanza larga, abbastanza vasta di correttori. Ovviamente ho preso tutti nella fascia chiara e prossimamente comprerò anche quelli un po' più scuri, proprio per truccare ragazze con carnagioni decisamente più scure. Sapete, se mi seguite, che il Naked Concealer è insieme a quello di NARS il mio correttore preferito. Questo forse ancora di più, perché è di coprenza medio-alta e di consistenza leggerissima. Quindi quando lo si applica dà un effetto estremamente naturale, però fa benissimo il suo lavoro e copre in maniera direi impeccabile le occhiaie anche un pochino più problematiche. Il secondo prodotto che ho acquistato è il Eyeshadow Primer Potion, quello nella versione anti-age. Ovviamente purtroppo l'età passa per tutti, diciamocelo, e insomma io utilizzo normalmente il Primer Potion, quello originale, quello insomma, trasparente. Questo è sempre trasparente ma ha la funzione anti-age, quindi promette di dare un effetto leggermente tensore agli occhi, alle palpebre e alla parte sottostante l'occhio e quindi lo metteremo subito, subito alla prova. Diciamo che l'originale è top perché permette di applicare ombretti, matite, comunque di creare trucchi che resistono tutto il giorno inalterati. Questo avrà la stessa funzione, lo spero, e in più, diciamo, darà un aiutino, un mini lifting, al nostro trucco. Parlando sempre di occhi, ho voluto provare perché è molto incuriosita, il Lash Primer, quindi il primer per le ciglia. Allora, è famosissimo, sempre di Urban Decay, il Perversion, che è il loro mascara nerissimo e ottimo mascara, se non fosse, questo è comunque un mio pensiero personale. Se non fosse che mi si stampa esattamente qui sotto alle sopracciglia. Forse perché io ho le ciglia piuttosto lunghe
E quindi il loro mascara, aiutando ad allungare ulteriormente le ciglia, fa sì che le mie, toccandolo, insomma, si stampino, si stampi il mascara. Quindi mi piace come effetto, ma non mi piace il fatto che non si asciuga mai perfettamente e appunto mi sbava sotto l'arcata sopraccigliare. Ho voluto invece provare, non il Perversion Mascara, che appunto l'ho già provato, ma il Subversion, che è un primer per ciglia. Sono praticamente dei mascara, è un mascara di quelli bianchi. Adesso lo tiro fuori così vi faccio vedere. Sono quei mascara che hanno il prodotto, signore, che hanno il prodotto bianco, eccoci, che applicato sulle ciglia e poi passato il mascara tradizionale favorisce appunto delle ciglia più spesse, più volumizzate e più lunghe, quindi enfatizza all'ennesima potenza le proprietà del mascara che andiamo a utilizzare. E voglio proprio vedere se farà il suo lavoro da base per mascara. E poi, insomma, inizierò a utilizzarlo e poi vi farò sapere, diciamo, il risultato. Sempre per quanto riguarda il viso, ho acquistato questo Makeup Setting Spray, che è uno spray per fissare il trucco, quindi va utilizzato a trucco completato e permette soprattutto questo in particolare, il The Sleek, serve a togliere l'effetto lucido che può avere la pelle dopo un tot di tempo che è truccato. È uno spray oil free senza parabeni. E praticamente ci si trucca la modella in questione e dopodiché ad una distanza di una ventina di centimetri si spruzza questo prodotto su tutto il viso creando una X e creando una T. Si spruzza questo prodotto, lo si lascia asciugare e diciamo promette di mantenere inalterato il trucco per tutto il giorno, soprattutto evitando che si lucidi, in particolare nella zona T, mantenendolo inalterato per tutto il giorno. Anche questo lo metterò immediatamente alla prova su me stessa e sulle modelle che andrò a truccare prossimamente. Passiamo ora ai blush che ho acquistato. Sono i blush, i famosi Afterglow, che sono questi blush, allora, dalla confezione che è bellissima, guardate, all'interno c'è questa sorta di retina e senza specchietto interno e vedete c'è il prodotto, questa cialda bella grande. Ho acquistato, vi faccio vedere tutti e tre i colori assieme e poi vi faccio vedere lo swatch sulla mano. Allora, questi sono i due colori più particolari. Spero che si veda bene in camera. E questo è il terzo, guardate che belli che sono. Allora, i primi due sono più rosa malva chiaro e rosa malva scuro e sono questo è Rapture, che è appunto un malva scuro, leggermente satinato, con una leggerissimissima iridescenza, leggerissimissima. Questo invece è un altro famosissimo che è Fetish, che è sempre un rosa malva però chiaro. Questo è completamente matte. Poi questo che invece è un colore un pochino più tra virgolette classico, che è un rosa freddo, rosa medio freddo, che invece si chiama Crush. Vi faccio vedere lo swatch sulla mano. Dall'alto abbiamo Rapture, nel mezzo Fetish e in fondo abbiamo Crush. Come potete vedere sono colori bellissimi, allora hanno un'ottima, ottima durata, veramente.
Sono estremamente burrosi, non sono per niente polverosi, sono morbidissimi, setosi e ovviamente modulabili, quindi se se ne applica poco e si sfuma bene è un effetto molto naturale. Se si vuole un effetto un pochino più strong, basta applicarlo un paio di volte e diciamo modularli progressivamente. Sono veramente ottimi fard, soprattutto perché appunto la durata è notevole. Quello che indosso in questo momento è, non guardate sopra che c'è l'illuminante, ma questo qua sotto è Rapture e lo trovo veramente un bellissimo colore che sta benissimo, soprattutto quando ci si trucca in questo periodo con i colori borgogna, con i colori melanzana. È un bellissimo colore freddo, un colore malva freddo che sta bene a tutti gli incarnati. Ho acquistato le matite per le labbra. Le matite per le labbra, così come le matite per gli occhi, mi fanno impazzire perché sono molto scorrevoli, quindi non sono dure, hanno difficoltà a scorrere, ma sono estremamente scorrevoli e soprattutto durano 24 ore. Cioè nel momento in cui le si applica, difficilmente si deve fare diciamo, si deve ripassare la matita ulteriormente. Sono le 24/7 Glide On Lip Pencil e le ho acquistate esattamente in tre colori, che sono questi tre colori. Allora, questo rosso classico, che è un rosso ciliegia, e il nome è 69. 69, poi c'ho, vabbè, questo che è bellissimo per l'inverno, per l'autunno-inverno, che è il color plum, il color rosso scuro vinaccia, per antonomasia, e il colore è Venom, veleno. E poi questo che invece è un mauve, un malva, medio, molto bello, che si chiama Turn On e si abbinano perfettamente a moltissimi altri rossetti che ho anche di altre marche. Gli swatch sono questi, partendo dal basso con 69, 69, che è appunto questo rosso ciliegia, al di sopra il malva medio che è Turn On e sopra il bellissimo Venom che è questo color viola vinaccia, super perfetto per questo periodo autunno-invernale. E infine non potevo non acquistare due rossetti. Trovo che i rossetti, soprattutto quelli matte, i Matte Revolution di Urban Decay, siano dei rossetti top, veramente tra i migliori in circolazione insieme ai MAC di sicuro. In questo caso sono due colori matte. Ma matte non che seccano le labbra, ma semplicemente opachi, scorrevoli e confortevoli durante il giorno. I colori che ho scelto sono due colori, vabbè, autunno-invernali, sono due colori piuttosto scuri, ma che quando vedrete, no, vabbè, vi innamorerete perché sono troppo belli. Sono dell'ultima tornata di colori nuovi che sono usciti nella collezione appunto autunnale 2015 e sono allora questo che è un rosso scuro e si chiama Bad Blood, quindi sangue cattivo. Ed è un rosso scuro, adesso vi faccio vedere anche gli swatch, bello, bellissimo anche questo. E poi vabbè, il colore, come vi ho detto prima, che con Venom sarà un abbinamento perfetto, questo invece che è un color vinaccia, un colore a viola scuro, insomma il colore di quest'anno, diciamocelo, che invece si chiama After Dark. Gli swatch, eccoli qua sulla mano, dall'alto Bad Blood e sotto questo bellissimo viola scuro
che è After Dark. La particolarità, o meglio, l'aspetto molto positivo dei Matter Evolution di Urban Decay è che anche i colori più scuri sono perfettamente omogenei. Molto spesso capita che soprattutto nei vinaccia, nei bordeaux veramente scuri, tendono a essere disomogenei e quindi per raggiungere una certa omogeneità nella stesura bisogna applicarlo più volte. Questa applicazione sulla mano, che è perfettamente omogenea, è stato semplicemente sfiorando lo stick sul dorso della mano. Quindi sono paurosamente pigmentati e omogenei. Ve li consiglio, dovrebbero costare intorno ai 25-28 euro, non ricordo bene. Però a mio avviso con i prodotti Urban Decay si fa veramente un ottimo acquisto. Difficilmente si sbaglia acquisto con i prodotti di questa marca. Per chi se lo stesse chiedendo che rossetto sta indossando in questo momento, sto indossando una tinta favolosa che io vi straconsiglio. È della Color Drained. Il colore è 24/7. È questo, sì, sempre un mauve un pochino caldo, color malva, leggermente caldo, ennesima tinta opaca, ennesima tinta effetto velluto, ennesima tinta molto confortevole. L'abbinamento con la matita io ve lo consiglio con la ballerina di Neve Cosmetics, se volete abbinarci una matita labbra. Vi consiglio i prodotti Color Drained, che trovate in realtà solo in America o sul loro sito. Ve li consiglio perché sono ottime tinte labbra ad un prezzo abbastanza ragionevole, intorno ai 20 dollari. E hanno dei colori ovviamente strepitosi e durata ovviamente, guardate, nessun segno di cedimento. Ebbene ragazzi, spero di esservi stata utile con questo video, che sia stato interessante soprattutto per i vari prodottini Urban Decay che vi ho fatto vedere, e ci vediamo al prossimo video. Ciao.